prima di aggiungere altro, un minimo ricollegando ciò che abbiamo visto, fatto quel disegnino dello scambiatore di calore sul circuito di bypass, quindi diciamo, non che la cosa abbiamo chiuso ormai questo argomento regolazione, volevo spendere due parole, pochi minuti, per sottolineare, per portare alla vostra attenzione un problemino appunto che è abbastanza comune quando appunto quando si incontrano questi compressori per uso industriale fondamentalmente, impiegati quindi a sé stanti, quindi quelli di cui ci stiamo occupando, quindi non tanto visti come componente di un impianto motore con turbina a gas, per esempio, ma in questi ultimi giorni appunto ci stiamo concentrando sull'utilizzo di queste macchine a sé stanti, laddove c'è bisogno di trasferire energia di pressione ad un fluido. Abbiamo fatto tanti esempi, abbiamo visto come in tantissimi campi è necessaria questa operazione di innalzamento del livello energetico di un fluido. A questo riguardo, quindi dicevo, per sottolineare l'importanza che in questo caso, in molti casi, riveste quella operazione a cui abbiamo dedicato il tempo dovuto, allorché abbiamo parlato appunto degli impianti motori con turbine a gas, e mi riferisco a quella pratica che abbiamo chiamato della interrefrigerazione. Vi ricordate? Che consisteva nello spezzettare, per semplicità facciamo riferimento in questo momento, perché tanto ne abbiamo parlato abbondantemente, insomma, della termodinamica di questa, quindi per semplicità concediamoci di parlare della trasformazione reversibile. Il concetto è appunto che se io riuscissi a comprimere un fluido da uno a due, diciamo, con la trasformazione reversibile, come sappiamo il lavoro che andiamo a spendere è pari all'area A1'2B adiabatica reversibile, scusatemi. Okay. Se riuscissimo a fare una trasformazione isoterma, avevamo detto all'epoca, spenderemo il lavoro A1'1B risparmiando una grandissima quantità, numericamente parlando, percentualmente parlando, diciamo, rispetto a quello della adiabatica, ancorché reversibile. A suo tempo, parlando degli impianti motori con turbina a gas, sottolineammo come la pratica difficoltà di effettuare la compressione isoterma significa che il compressore, appunto le macchine di cui stiamo occupando, dovrebbe essere raffreddato con continuità mano a mano che il gas fa un millimetro all'interno dei condotti del compressore, e quindi per ogni infinitesimo incremento infinitesimale della sua temperatura, quel calore dovrebbe andargli sottratto, e quindi diciamo abbastanza irrealizzabile dal punto di vista tecnico. E per cui concludemmo che quello che in realtà si può fare e si fa in alcune applicazioni è quello di spezzettare la compressione in più parti. Per esempio, se devo andare da picon 1 a picon 2, posso comprimere fino a una pressione intermedia picon m, poi raffreddo sempre in chiave ideale, trascurando le perdite, immaginiamo di raffreddare in maniera isotropa a pressione costante, poi comprimo un altro po' fino a un'altra pressione picon m, e poi raffreddo di nuovo, e poi infine
faccio l'ultima compressione fino a pi con 2. In ogni caso, diciamo, quello che vado a risparmiare in termini di lavoro speso sul piano TS o sul piano TB, se volete, si vede abbastanza bene. Ok, questo discorso noi l'abbiamo appunto fatto parlando degli impianti di motore con turbina a gas, e abbiamo visto questa tecnica come tecnica fondamentalmente mirata a raggiungere l'obiettivo di aumentare, massimizzare il lavoro utile, perché appunto a parità di lavoro di espansione ottenuto nella turbina, questa tecnica ci consentiva di ridurre in maniera significativa, in maniera apprezzabile, il lavoro speso dal compressore, onde per cui lavoro utile specifico, quindi quella importante grandezza, ovvero l'energia. Questo era un impianto motore, stiamo ripetendo una cosa ormai vecchia, cioè un impianto motore, quindi questo termine rappresenta l'energia utile che quell'impianto riesce a ottenere da ogni unità di massa di fluido che evolve all'interno dell'impianto. E quindi massimizzare questo termine significa poter ottenere una certa potenza con portate minori. Okay? Questo era il discorso che facemmo a suo tempo, ve lo ricordate benissimo come se ne avessimo parlato ieri. E quindi non ci torniamo su dal punto di vista concettuale. Avevamo anche aggiunto che questo era l'obiettivo, e diciamo è una tecnica che va valutata. Per quanto riguarda gli effetti sul rendimento, era un discorso da affrontare caso per caso, impianto per impianto, perché a priori non sappiamo se questo intervento migliora il rendimento, lo peggiora, potrebbe anche, magari di poco, ma potrebbe anche peggiorarlo. Diciamo, potremmo in prima approssimazione immaginare che non si discosti in maniera apprezzabile dal valore che aveva prima di questa cosa. Questo perché è un impianto motore termico, quindi è vero che risparmiamo sul lavoro di compressione, ma è vero che se a fine compressione, invece di partire dal punto 2, partiamo da questo punto 2 primo, significa che poi in camera di combustione, in quegli impianti, dobbiamo fornire più calore, quindi va valutato in termini di rendimento quanto convenga questa operazione. E lì si parlava appunto, perché sto ripetendo, ma che c'entra questa cosa che abbiamo visto qualche mese fa? Perché volevo sottolineare appunto che lì era un intervento mirato alla ottimizzazione del lavoro utile tramite la riduzione del lavoro di compressione. Okay. Adesso che stiamo guardando queste macchine, questi compressori, come macchine a sé stanti, quindi non inserite in un ciclo in impianto, e quindi non per dare vita a un ciclo termodinamico, ma semplicemente per effettuare un'unica trasformazione, quella di compressione, e a volte, abbiamo detto, i rapporti di compressione che bisogna realizzare in macchine a più stadi possono essere anche elevati, con pressioni di mandata, come abbiamo visto in qualche caso, di alcune centinaia di bar, e soprattutto con portate di fluido spesso abbastanza elevate, il che significa che magari vedremo con qualche esempio numerico tra qualche minuto, ma che quando parliamo appunto di un'azienda che ha bisogno di un compressore, più compressori per produrre, non lo so, immaginiamo semplicemente l'azienda che
che vende, che mette sul mercato quelle bombole che a ognuno di voi sarà capitato di vedere, di ossigeno puro o di azoto puro o di altri gas tecnici, che vengono impiegati in infinità di cose, in campo medico o in campo industriale. Bombole di azoto ce l'abbiamo noi in laboratorio, ci servono per la taratura di alcuni strumenti di misura, quindi trovano aree di azoto. Tipicamente come si fa a produrre e mettere in bombole ossigeno puro o azoto puro? La materia prima di partenza è l'aria atmosferica, ci sono dei processi che si studiano in chimica industriale, non so se l'avete già, se l'avete visto, qualcuno di voi lo vedrà più, insomma ci sono dei processi di produzione ormai standard che risalgono agli inizi del Novecento, insomma quindi niente di complicato. Per cui si separa, si fraziona, si chiamano impianti di frazionamento aria. Frazionamento significa proprio separare, no, i due gas principali, limito all'ossigeno e all'azoto. Come sapete nell'aria atmosferica ci sono anche altre componenti, prima di tutto in una qualche traccia più pesante la CO2 e altri gas tipo l'argon e in tracce trascurabili, quindi i due componenti sono sicuramente più o meno per un quarto l'ossigeno e per un quinto, scusate, l'ossigeno, e per gli altri quattro quinti circa poco meno l'azoto. E per fare questa operazione di frazionamento c'è bisogno appunto di portare a pressioni elevate l'aria, a cui si fa seguire tutto un certo processo di raffreddamento, riscaldamento, compressione, eccetera. E insomma, l'industria che effettua questa operazione, che produce questi gas in bombole, eccetera, chiaramente fa uso, è un tipico esempio dove si fa largo impiego, largo uso di compressori. Proprio i compressori centrifughi sono tra quelli più utilizzati perché hanno come caratteristiche di portata e di pressione di mandata proprio le caratteristiche più idonee per questo tipo di lavoro. Normalmente appunto un'industria del genere non è che si mette a elaborare piccole portate e quindi insomma alla volta. Questo per dire che le pressioni di mandata devono essere elevate, le portate sono mediamente elevate, significa che se voi andate a vedere, proprio a misurare insomma in un'industria del genere, le potenze assorbite da questi compressori si misurano in ordine, quindi i compressori io spesso ve l'ho portato ad esempio come una piccola macchina, insomma un ventilatore, il compressore per far girare l'aria, quindi una macchina di queste dimensioni, piccola taglia, potenze dell'ordine di kilowatt eccetera, ma a livello industriale parliamo di macchine grandi come dimensioni, ma soprattutto grandi per la potenza assorbita che tranquillamente è dell'ordine del centinaia di kilowatt e in qualche caso dei megawatt, quindi 1000 kilowatt e quindi di megawatt di potenza assorbita, e che quindi costa, perché appunto il motore primo che dovrà azionare questi compressori consumerà, se la potenza è per esempio un megawatt, vuol dire che se lo tengo acceso per un'ora avrò consumato un megawatt ora di energia elettrica, per esempio se il motore che lo aziona, e chiaramente un megawattora di energia elettrica costa, insomma non è che all'industria che fa questa operazione costa. E nell'esempio proprio che facevo prima, quello del frazionamento aria, chiaramente è l'unico costo insomma di produzione di questi prodotti, è proprio il costo dell'energia, diciamo, chiaramente non l'unico, ho detto, ma diciamo sicuramente il principale, quello molto di gran lunga il più pesante, è il costo dell'energia che si consuma per la produzione. La materia prima è gratuita, nell'esempio dell'industria che fa questo frazionamento. E quindi diciamo c'è acquista importanza rilevante
la possibilità di ridurre il costo dell'energia, evidentemente riducendo l'energia necessaria per effettuare questa produzione. Questo è solo un esempio, però appunto in campo industriale grandi portate, elevate pressioni, quindi elevati valori del lavoro di compressione, tutto questo per dire che è molto diffusa la tecnica della interrefrigerazione con appunto l'obiettivo di ridurre il lavoro speso per la compressione, mentre per gli impianti con turbina a gas, vi ricordate, da una parte abbiamo studiato, vi ho presentato il vantaggio termodinamico che deriva dall'ottimizzazione del lavoro utile, dall'altro vi ho anche avvertito, sì, però non è molto molto diffusa questa tecnica, perché normalmente appunto si pensa all'impianto motore con turbina a gas come un impianto estremamente semplice, compatto, di ridotte dimensioni, che non crea problemi, che me lo posso installare dappertutto. Se io lo vado a complicare con questa interrefrigerazione, ne altero un po' queste sue caratteristiche che ne hanno decretato il successo, e no, soprattutto anche per quanto riguarda l'installazione, insomma, qui queste operazioni alla lavagna, queste sottrazioni di calore che facciamo tranquillamente sul piano PS qui alla lavagna, nella realtà significa disporre di portate di fluido refrigerante non trascurabili, e quindi ecco la complicazione, e quindi dicevo non è molto molto diffusa questa tecnica, si preferisce accontentarsi dei valori di un ciclo semplice, però con un impianto, e chiaramente non è applicabile se la turbina a gas, come sapete, che ha questa vocazione aeronautica principalmente, se è destinata appunto a funzionare come propulsore aeronautico, chiaramente non è che possiamo parlare di interrefrigerazione in quel caso. Ok, invece appunto per chiudere questa cosa, invece è abbastanza utilizzata, volevo sottolineare questo aspetto, che questa tecnica è appunto un po' abbiamo incontrato quando abbiamo parlato di tanti motori con turbina a gas, ma poi abbiamo anche aggiunto che è spesso trascurata in quegli impianti, viene molto frequentemente utilizzata, impiegata nei processi industriali che fanno ricorso a compressori centrifughi, stiamo parlando adesso, ma anche quelli assiali, di cui parleremo tra poco, insomma compressori in generale, dove è necessario comprimere gas, fluidi gassosi a pressioni di mandata abbastanza elevate. Chiaro, se devo fare un rapporto di compressione 3 non mi metto a spezzare la compressione fra 1 e 3, ma se parliamo di rapporti di compressione 20, 30, 40 e le portate di fluido in gioco sono consistenti, e il risultato finale è che quella P che compare là andiamo a misurare nell'ordine delle centinaia o migliaia di kilowatt, il ricorso all'interrefrigerazione è molto utile, produce delle forti riduzioni sul lavoro di compressione e quindi sulla spesa energetica del processo industriale in questione, e quindi un vantaggio economico di tutta evidenza. E, appunto, insomma, sostanzialmente diciamo, vi ricordo che nelle trasformazioni reversibili questo lavoro è proporzionale al volume specifico del fluido. L'interrefrigerazione aiuta proprio perché
con l'abbassamento della temperatura si riduce il volume specifico del gas che via via deve essere compresso. È chiaro che a seconda dei casi potremo spezzettare la compressione in due parti, semplicemente individuando una pressione intermedia, quindi comprimere fino a un valore di pressione intermedio, raffreddare e poi comprimere di nuovo, oppure è chiaro che tutto dipende dal rapporto di compressione, insomma, finale. Se questo è particolarmente elevato, allora si può spezzettare in due volte, in tre volte e via dicendo. Si complica un po' la struttura della macchina, che prevede ingressi ed uscita a metà percorso, perché materialmente significa che io faccio la compressione. Se il rapporto di compressione è elevato, significa che devo avere più stadi in serie, no? Come sapete, come abbiamo detto, per ogni stadio i compressori centrifughi hanno rapporti di compressione per stadio che possono arrivare oggi fino a 3, fino a 4 al massimo, come rapporto di compressione di un singolo stadio. Il rapporto di compressione per singolo stadio di un compressore assiale si misura in termini di 1 punto qualcosa, 1.1, 1.2, 1.3 al massimo. E quindi se devo realizzare un rapporto di compressione 20, 30, 40, 50, come in molte applicazioni, è chiaro che ho bisogno di n stadi in serie. Fare l'interrefrigerazione significa materialmente che il mio trapezio, il mio significa che in pratica per esempio dopo un certo numero di stadi io devo far uscire il fluido, lo faccio andare in uno scambiatore e poi lo reintroduco, per esempio qui faccio camminare un altro po', poi lo ok, poi questo lo continuo a comprimere per altro numero, un certo numero di stadi, poi lo prelevo di nuovo, faccio un altro raffreddamento e lo prelevo di nuovo e lo riporto all'interno del compressore e quindi insomma vado a complicare parecchio l'organizzazione della macchina, ma ripeto, in molti casi il vantaggio è molto significativo, insomma posso ridurre del 30, del 40, del 50% il consumo di energia primaria che devo trasferire alla macchina, e quindi con pari abbattimenti dei costi di produzione. E quindi, come vi dicevo, molto spesso quando trovate compressori applicati in campi dove le pressioni in gioco sono elevate, le portate in gioco sono consistenti, è molto diffuso vedere questa tecnica di interrefrigerazione, che avevamo incontrato parlando degli impianti motori con turbine a gas, avevamo visto i vantaggi, ma avevamo anche aggiunto che proprio in quel campo in realtà non era molto molto utilizzata, e invece diciamo lo è decisamente in questo campo dei compressori utilizzati per processi industriali. Ok? Chiaro? Tutto chiaro? Tutto a posto? Per
ricordate, insomma, questa ve la ricordavate, perché poi in realtà sulla termodinamica non ci siamo trattenuti più di tanto, perché dato per scontato che tutto il tempo che avevamo dedicato a suo tempo parlando degli impianti motori con turbina a gas fosse stato sufficiente, però come al solito se qualcosa in merito vi sfugge non esitate e richiamiamo attivamente qualche concetto. A posto, quindi tutto chiaro. Ok, allora adesso vediamo un po' di utilizzare l'aiuto di qualche diapositiva per precisare un po' di cose. Poi voltiamo pagina. A questo punto vi voglio mostrare un po' di immagini, un po' di cose per chiarire, quindi questo è vedete la girante, l'abbiamo già vista, una girante di uno stadio dove la pressione incomincia a salire, quindi quel problema del riflusso di cui abbiamo parlato, chiaramente il problema è tanto più sentito quanto più forte è la differenza fra la pressione di valle rispetto alla pressione di monte, laddove appunto è sentita, abbiamo visto l'accorgimento, quella del controdisco che in pratica elimina quasi del tutto, se non proprio del tutto, quel problema, facendo aumentare il rendimento volumetrico e di conseguenza facendolo tendere a 1 e di conseguenza crescere il rendimento complessivo del compressore. E questi che vedete appunto sono più stadi di un compressore centrifugo in serie, e come vedete si chiama compressore centrifugo multistadio a cassa aperta orizzontalmente. Vi sembrerà un detto, ma perché? Perché è un modo di distinguerli, è un modo di classificarli. Fino a certi valori della pressione si effettua questo tipo di costruzione, vedete, con la cassa che è praticamente fatta in due semicasse. Chiaramente all'interno delle semicasse ci sono i diffusori palettati, gli statori in pratica, e la cassa viene appunto aperta orizzontalmente, penso si vede abbastanza bene, e assemblata in questo modo. Non so se ho le immagini, ma diciamo quando le pressioni salgono la cassa si preferisce aprirla in senso verticale, in senso longitudinale, quindi in questo modo,
per maggiore resistenza alle pressioni generali, fino ai compressori cosiddetti barrel, quelli che hanno pressioni di mandata di 300-400 bar, e appunto per questioni di sicurezza praticamente è come se fossero quasi dei queste non c'entrano, dei cilindri chiusi quasi ermeticamente, blindati praticamente. Questa è tutta la cosa. Ah, ecco, utilizziamo adesso. Questo era quello che intendevo per curve di isolive. Queste sono quattro curve, cinque ottenute per diverse velocità di rotazione di un compressore centrifugo, le portate, il lavoro scambiato. Sulle unità di misura di questo lavoro abbiamo già parlato, abbiamo già detto di non meravigliarci troppo di come mai troviamo questa strana unità di misura, quindi se non avete ripensamenti non ci perderei altro tempo. No, la cosa interessante appunto è l'andamento di queste curve. Quello che volevo dire prima, quando ve le ho scarabocchiate io alla lavagna, intendevo, vi ricordate, con la regolazione, intendevo sottolineare proprio questo aspetto, dove vedete che questa curva tratteggiata qui rappresenta il luogo dei punti, cioè lungo il quale questo compressore e mantiene il massimo valore del suo rendimento, cioè coppie di punti portata a prevalenza, lavoro scambiato, luogo di punti dove la fluidodinamica del compressore è tale da fargli attingere il suo valore massimo. E poi, come dicevamo, se io mi discosto, cambia la portata, quindi cambiano le condizioni fluidodinamiche del compressore, cambia sia in aumento sia in riduzione, quindi mi discosto dalle condizioni di progetto, vedete come il rendimento diminuisca e in qualche caso sensibilmente, insomma, qui sono 10 punti, sono tanti dal punto di vista percentuale, e come dicevamo, sia verso le portate più grandi sia verso le portate più piccole. Quando faccio la regolazione vado proprio sicuramente a spostarmi, diciamo che approfitto per aggiungere una cosa che forse avevo trascurato di dire. Quando noi andiamo a scegliere il compressore da inserire in un certo impianto, abbiamo detto come ragioniamo. Partiamo da un punto di questa curva che abbiamo ottenuto andando a stimare il valore utile e stimando le perdite nel circuito. Per un assegnato valore della portata, okay, praticamente noi abbiamo bisogno di un compressore in grado di erogarci questa portata con questo valore della pressione mandata. Questo è il nostro modo, abbiamo detto, di ragionare, e quello che facciamo è cercare un compressore la cui curva caratteristica interna passi o su questo punto o in prossimità, chiaramente nella parte alta di questo punto. Facciamo l'esempio classico, diciamo, cerchiamo un compressore la cui caratteristica interna possa effettivamente incontrare il nostro punto esattamente sul valore di nostro interesse. E chiaramente abbiamo detto, questa è la prima cosa di base, cioè diciamo scegliamo questo compressore. Se sul catalogo
queste curve cadono molto distanti da questo punto, significa che quei compressori non vanno bene, dobbiamo scartarli fin tanto che non troveremo una curva di questo tipo qua. Okay? E questa è la prima cosa è il punto di partenza. Avevamo anche aggiunto che il bravo ingegnere che fa questa cosa dovrebbe assicurarsi che rispetto appunto alla curva caratteristica interna questo punto vada a cadere il più possibile lontano dal punto di massimo del nostro punto. Cioè se la curva fosse tagliata per esempio già qua, diciamo che questa scelta non sarebbe ottima, funziona però potendo se scegliere, sarebbe meglio appunto, dovrebbe fare anche lo sforzo di scegliere invece un compressore diverso la cui caratteristica per esempio faccia così, ok? Quindi sempre soddisfa queste condizioni ma con un punto di massimo molto più lontano, ok? Che significa appunto, abbiamo visto prima, significa garantire un discretamente ampio campo di regolazione della portata in condizioni di sicurezza, perché abbiamo detto che superare questo punto dove la curva comincia a fare questo ci porta in punti di funzionamento non stabili che potrebbero dare luogo all'inconveniente e al problema di esercizio che abbiamo chiamato problema di pompaggio, okay? E quindi dicevo, primo compito sicuramente trovare una curva che soddisfi in condizioni di una portata e pressione, e questo non c'è dubbio su questa cosa, però anche un ulteriore sforzo di trovare fra le n possibilità, perché normalmente come vedremo quando faremo una piccola applicazione di questa cosa, vedremo che le possibilità sono effettivamente tante di scelta della curva, fare lo sforzo di scegliere appunto la macchina la cui curva abbia facendo l'intersezione con la nostra caratteristica esterna vada a cadere il più lontano possibile dal punto di massimo relativo sulla caratteristica interna del compressore. Il terzo passo, mi riferisco quindi a questo diagramma, l'altro sforzo è quello di fare in modo, ancora una volta, di scegliere per esempio fra un compressore la cui curva caratteristica interna sia questa e un altro compressore la cui curva caratteristica interna per esempio sia quest'altra, quindi vanno bene entrambi per quei requisiti che i primi due che abbiamo appena detto, però faccio anche l'ulteriore sforzo di andare a verificare appunto con l'aiuto di un diagramma di questo genere e capire per esempio per il compressore 1 può darsi che questo punto caschi intorno diciamo è lontano, supponiamo che per il compressore 1 quelle curve di ISO livello potrebbero essere tali che qui io abbia un rendimento pari ai numeri dei invento per darvi un'idea, appunto il compressore 1 abbia queste curve che fanno così dove la curva di massimo rendimento è questa, ok? Eta, diciamo, qui è uguale a 0,75, ok? E quindi diciamo, quando io lo faccio lavorare qua, funziona, d'accordo, risponde ai requisiti di portata, di pressione, risponde al requisito di essere lontano dal punto di massimo relativo, però diciamo non sta nelle sue condizioni di miglior massimo rendimento, d'accordo? Magari invece il compressore 2 ha degli andamenti del tutto opposti, cioè per esempio qui questo vale 0,7 e qui vale 0,6, poi torna a diminuire,
da queste parti e via discorrendo. E quindi, diciamo, scopro che faccio questo ulteriore sforzo, questa ulteriore verifica di cercare di vedere almeno il punto nominale, quello per il quale, perché il punto nominale, quello per il quale si prevede che la macchina debba funzionare per il maggior numero di ore, ricada se non nel punto, ma almeno in un intorno delle condizioni di massimo rendimento. Ok? E ora abbiamo fatto. Vorrei dire qualche altra cosa, fatto, poi ci vediamo. È chiaro questo discorso? È anche chiaro quindi quello che dicevamo, tutto questo lo possiamo fare, questo bel discorsetto, sì, ci scegliamo il compressore in modo tale che la sua caratteristica interna ricada in un intorno delle condizioni di massimo rendimento, ma tutto questo lo possiamo fare nel momento in cui ragioniamo come nostro riferimento, prendiamo la portata nominale. Nel momento in cui andiamo a regolarla con uno qualunque dei sistemi che abbiamo visto prima, è chiaro che ci dobbiamo aspettare un allontanamento da queste condizioni, a meno che, appunto, vedete il caso del tutto fortunato, io non possa spostarmi con la variazione, con il metodo di regolazione della variazione della caratteristica interna. Vedete, io mi vado, potrei teoricamente spostarmi lungo questa, ma non è detto che, insomma, che siano effettivamente le condizioni che poi mi servono, insomma, sarebbe una pura fortuna. Diciamo che in generale, andando a regolare la portata con qualunque metodo, mi allontano dalle condizioni di massimo, sicuramente con lo strozzamento mi allontano in maniera sensibile dalle condizioni di massimo rendimento e quindi vado a peggiorare, vado ad aumentare la potenza assorbita. Vabbè. E questo ne parliamo nel pomeriggio allora.